Bentornati in un nuovo video. Allora, il mio primo video gameplay, se così si può definire. Sono caduta anch'io nella trappola Pokémon. Mi sono messa a cercare in giro nel mio paese i Pokémon. Adesso vedrete nel vlog che ho fatto con il gameplay cosa abbiamo combinato io e le mie sorelle. Quindi niente, io tutto qui, non vi spoilerò nient'altro. Vi ricordo di seguirmi su Snapchat e Instagram. Questo video lo dovete assolutamente guardare, guardate che cosa ho combinato. Questo video non è per niente programmato, io sto sudando, fa caldissimo, ma noi ce ne andiamo a caccia di Pokémon. Cioè, allora, no ragazzi, io mi sono impuntata, sono uscita dal lavoro, adesso dobbiamo assolutamente andare a caccia di Pokémon. All'ambiente che ci circonda. Io ragazzi vi comunico che l'ho appena installato e non so minimamente che cosa sto facendo in questo momento. Non ci sono Pokémon, devo andare sul Pokédex. Pokédex è quello che ho. Stiamo arrivando a destinazione, abbiamo purtroppo dovuto cambiare luogo perché non c'era traccia di Pokémon. Esatto. Ne vedo uno, ragazzi. Ma io vedo una cosa azzurra, noi ma stiamo camminando. Dov'è? L'hai visto? Celeste, ha visto un Pokémon? Sì. Ma non cammina la mia, ma che è? Non cammina, sono rimbambite. Non ci sono Pokémon, cioè cosa dobbiamo fare? Vediamo. L'hai trovato? Ho trovato le Pokéball e un uovo, fai così. Gira la cosa, il cerchio. Vediamo, anch'io vedo. Ho trovato una cosa nei dintorni, non so dov'è, forse qua. Va bene, abbiamo capito che Michelle sa giocare meglio di me. Oh, esperimento è fallito. Michelle nell'albero. Michelle è con il mio telefono, intenta cercare Pokémon. Si è addentrata tipo nei cespugli, nella giungla. Mi sa che non ne troveremo mai. Allora, ci diceva che nella chiesa ci dovevano essere. Oddio, sembra tipo che stiamo registrando un film. Ma non ci sono. Ultimo tentativo, perché diciamo che si è fatto tardi. Ho provato ad usare questa aroma che attira i Pokémon selvatici. Vediamo se funziona. Oddio, tutte tu le sai. Un Pokémon! Che ce ne cargo? Ho trovato un Pokémon! L'ho trovato! Dov'è però? Aprilo! Ok, adesso siamo riusciti a trovarlo. Ma dov'è? Dov'è? Ah, addosso ce l'è! L'ho preso! Grande! È un granchio! Cos'è? Che cacchio è? Un granchio, cioè. Aspettate. Pokémon. Sono palumbe. Le palumbe. Cioè, no ragazzi. Pokémon me... catturato. Oh, vediamo. Grande. No, ma secondo me raga. Guarda. Come si chiama quello del gobbo di Notre Dame? Il campanaro. Come si chiama quello del gobbo di Notre Dame? Ragazzi, scrivetemelo nei commenti che adesso non mi viene. Frodo. Frodo non mi pare proprio. Quello del signore di Come siamo? Ne abbiamo trovati? Forse di qua ci sono più boss. Che cos'è? Aumenta 6 di livello. Grande! Adesso troviamo un Pokémon. Non lo so. Io devo filmare perché Michelle ha trovato 4 Pokémon con il suo. Non so dov'è. Come non so dov'è? Mi hai fatto correre! Ok, allora facciamo una cosa. Perfetto. Vai, Pikachu. No. Incapaci proprio. Ma io sarei del sì! Incapace, grande. Trovali col mio, ti prego. E ci riproviamo con il mio, perché mi ha segnalato un pipistrello, uno di quegli pterodattili. Credo che sia uno pterodattilo. Forse non sono dinosauri, non si chiamano così. No, ma il tuo proprio è allergico ai Pokémon. No! Le cacche. Non ci sono cacche qua. Incapace a prenderle, aiuto. Devi mirare. Ok, è un Pokémon rosa. Perché sono così incapace? Miralo, vicino a lui devi mandare la Pokéball. Yeah, l'ho preso! 5? Allora, Elena dice che è un gufo. È un gufo questo qua. Un gufo. L'ho preso già! Sono un mito.
Va bene. Hai catturato Pidgey. Pidgey. Wow! Grande. Allora, siccome si sono fatte le 8:30 precisamente, abbiamo finito di catturare Pokémon perché altrimenti si faceva, credo, l'una di notte. Io sto sudando, veramente faccio schifo, non so quanto faccio schifo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un po' di shopping ed... continua a spegnersi, no, aspetta, si oscura il nulla. Io sto facendo tutto tranne che filmare. Bello, un giocheranno a righe, molto stile marinaio. Sempre anche i miei soliti crop top. Ma quando mai ho nominato un crop top in questo video? Questo è veramente il primo jeans altissimo che ho.